Sindacati e lavoratori tirano un sospiro di sollievo per la mancata fusione di Stellantis con Renault. La smentita arriva direttamente dal presidente John Elkann, che afferma che non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori e anzi annuncia progetti per rafforzare l'attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia. La notizia rassicura anche lo stabilimento di Atessa in Val di Sangro, dove i sindacati ribadiscono la necessità di nuovi investimenti nell'ottica della transizione elettrica. Amedeo Nanni, segretario interregionale della FEM CISL per Abruzzo e Molise, spiega che la settimana scorsa ci siamo riuniti al Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy con il ministro Urso e i vertici dello stabilimento Stellantis. In quell'occasione abbiamo cercato di ribadire che Atessa deve essere centrale al progetto di Stellantis. L'obiettivo di 1 milione di vetture, che in questo momento vediamo distante, è centrale la produzione dei veicoli commerciali. Lo scorso anno abbiamo prodotto 230.000 vetture qui in Atessa e equivale a un terzo della produzione che tutto il gruppo ha fatto in Italia. Abbiamo ribadito anche che bisogna investire su questo stabilimento, soprattutto per cercare di non diminuire la capacità produttiva dello stabilimento. Nelle ore scorse, nella giornata di ieri, abbiamo intrapreso da alcuni quotidiani l'ipotetica possibilità di fusione tra Stellantis e Renault, che oggi già si è sgonfiato. La situazione, se doveva andare a buon fine, sicuramente non sarebbe stata una notizia positiva per Atessa e per i veicoli commerciali, in quanto già abbiamo una fetta di mercato molto ampia in Europa e con l'aggiunta della quota di mercato del marchio Renault poteva intervenire l'antitrust. E in merito invece alle polemiche di questi giorni tra il governo e Stellantis, forse le parti farebbero meglio a diminuire le polemiche sui quotidiani e a seguire le nostre indicazioni con una convocazione al D Tavares per cercare di incontrarci al Ministero e ridurre le distanze che in questo momento hanno le parti.